L'Isola dei Famosi è tornata su Canale 5. Al timone l'ex vincitrice e opinionista del reality show Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Nei panni degli opinionisti la coppia formata da Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello VIP, e il giornalista del TG5 Dario. Per la prima volta l'inviata in Honduras una donna, Akaio Kokkinen, sbarcherà Eleonora Casalegno. Un'edizione del Surviving Game di Canale 5 particolare rispetto alle ultime. Tra i naufraghi che vivranno in Honduras ci sono anche Francesca Bergesio, Arthur Dainese, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Cady Gayet, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Enol, Alvina Verecondi Scortecci, Mayay Haynes, Greta Zuccarello e Peppe Di Napoli. Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ricorda Alessandro Tognoli. Il montepremi per chi vince l'Isola dei Famosi è lo stesso del Grande Fratello, 100.000 euro, di cui solitamente la metà è devoluta in beneficenza. Tolte le tasse, rimangono circa 39.000 euro. Benvenuti all'Isola dei Famosi 2024, ha esordito Vladimir Luxuria inaugurando la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La nuova conduttrice è stata accolta da un lungo applauso da parte del pubblico e ha ringraziato tutti per l'affetto. Poi ha presentato i due opinionisti che la accompagneranno durante la durata del reality, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Anche per me è un po' una prova, sono la prima naufraga dell'Isola dei Famosi, ha esordito per poi ringraziare Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista. Infine un ringraziamento speciale a Ilary Blasi, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento. A fine puntata Vladimir Luxuria ha voluto ricordare Alessandro Tognoli, ex dipendente di Banijay Italia, la casa di produzione dell'Isola dei Famosi, morto per una grave malattia che l'ha colpito a soli 36 anni. Un momento molto toccante ed emozionante, voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Ale. Un ragazzo che ha lavorato a tante isole, era il suo programma preferito. Speriamo che ti sia piaciuta anche questa prima puntata.